Eccoci in onda con il nostro appuntamento Zoom Certificates Focus, dedicato naturalmente ai certificati di investimento, e questa è anche la prima puntata dell'anno del nostro format, e quindi io saluto, do il benvenuto e faccio gli auguri anche di un buon 2023 al nostro Riccardo Falcolini, bentornato. Grazie Valentina, ben ritrovata, tanti auguri anche a te e ovviamente tanti auguri anche a chi ci segue, un po' in ritardo però ovviamente auguriamo un grandioso 2023. Per tutto il mese di gennaio, dai, continuiamo a farcele, ne abbiamo particolarmente bisogno, visto insomma l'anno che ci siamo lasciati alle spalle. Un saluto e un augurio anche al nostro Pietro Di Lorenzo in collegamento. Ciao Pietro. Buongiorno, ricambio gli auguri, grazie mille per l'invito, un saluto a te Riccardo e a chi ci ascolta. Bene, bene. Allora, partiamo innanzitutto dalla nostra panoramica di mercato, e questa volta ho detto scombino un po' le carte rispetto al solito, perché parto da una considerazione, ecco, che rivolgo direttamente a Riccardo. Una considerazione, diciamo, positiva sull'andamento, sull'inizio del nuovo anno del 2023, positivo per i mercati azionari, addirittura una performance così brillante non si registrava dal 1988. L'Eurostoxx addirittura fa segnalare un più 10%. Sì. Ti chiedo, ecco, se questo entusiasmo, questa euforia, vedremo che durata avrà, sull'azionario si riversa poi anche sui flussi dei certificates o meno? Sì, allora Valentina, questa è una domanda interessantissima, quindi fondamentalmente diamo un po' una view di quelli che sono i primi 15 giorni, no, di mercato aperto, e riscontriamo sicuramente un incremento dei flussi, un incremento del turnover sul mercato Sedex, sul mercato TLX. Noi durante l'ultima puntata, poco prima di Natale, credo fosse il 23 di dicembre o il 22 di dicembre, abbiamo parlato di come in Sedex e l'Euro TLX avevano nettamente sofferto un calo dei flussi, un calo del turnover per tutto l'anno 2022, chiudendo addirittura circa 10 miliardi, con 10 miliardi di turnover in meno rispetto al precedente anno. Quindi parliamo di circa 17 miliardi di turnover nel 2022 contro 27 miliardi nel 2021. Noi abbiamo parlato tante volte di quelle che erano le cause che avevano portato, insomma, un po' a questa riduzione, netta riduzione di quelli che sono i volumi, che però in questi primi 15 giorni di contrattazione sembrano essere tornati nuovamente al di sopra, quindi della media di periodo e della media settimanale che noi abbiamo registrato appunto nei mesi scorsi, e siamo intorno ai 51 milioni di euro di turnover, focalizzandoci solo su quello che è il Sedex. Diciamo che in questa parte però di volumi, un buon gioco e fondamentalmente una buona fetta viene diciamo sicuramente cubata da quelli che sono i prodotti a leva, che per la parte dei leverage certificate costituiscono circa il 50% e i covered warrant circa 5-7% insomma di turnover complessivo. Ma degni di nota sono una ripresa dei volumi sugli investment certificate, che cubano la restante parte del volume, quindi intorno al 40%. E tra questi prodotti noi notiamo come l'interesse sia sempre forte sui prodotti a protezione totale. Quindi i cosiddetti protection 100%, oppure quei prodotti a barriere molto profonde, quindi che siano in grado di assorbire cali di mercato azionario abbastanza consistenti, che fondamentalmente danno una sicurezza in più alla clientela. Quindi in lato generale, se noi dobbiamo andare a guardare un po' quello che è la prospettiva della clientela, sicuramente vediamo una maggiore attività appunto in termini di interesse finanziario del cliente. Vediamo comunque un interesse verso i prodotti a capitale protetto, quindi con una protezione molto elevata. C'è comunque un atteggiamento leggermente più positivo al rischio, quindi un po' più risk on rispetto allo scorso anno, però le esigenze, esatto, diciamo, rimangono più o meno quelle, anche perché abbiamo detto sì, la situazione almeno appunto sull'azionario è migliorata, però le variabili rimangono tantissime e sono molteplici i punti di domanda che accompagnano poi, ecco, la situazione economica, e quindi è giusto che gli investitori mantengano ancora una posizione di protezione, anche se appunto questa aumento, ecco, nei confronti dei prodotti magari un pochino che sollecitano un pochino di più il rischio è comunque
comunque interessante. Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché in quel caso si cerca un po' più di spostarsi sul rendimento, no? Quindi magari si penalizza leggermente la protezione per dare più spazio al rendimento, perché sappiamo ovviamente bene che il rapporto rischio-rendimento è sempre bilanciato, no? Certo. Quindi quando c'è più protezione e maggior rischio, di conseguenza il rendimento del prodotto scende. Diciamo che al momento comunque il certificato, la famiglia di certificati e capitale con protezione totale, soffre un po' la competizione di quelli che sono i bond, uh-huh. E, insomma, perché ovviamente sono due prodotti equiparabili, però si difende bene come interesse della clientela. Ecco, bond su cui naturalmente ha un riflesso, hanno un riflesso le decisioni delle banche centrali, e qui introduciamo un argomento davvero caldo, lo facciamo con il nostro Pietro, perché abbiamo detto che ci sono degli indicatori, soprattutto i dati macro relativi all'inflazione, il calo netto del prezzo dell'energia, che insomma fanno intravedere un quadro un pochino più positivo, e questo potrebbe indurre la Fed e la BCE ad abbassare i tassi e la stretta monetaria in questo 2023. Tu come la vedi, Pietro? Sì, grazie per la domanda, perché questo è veramente il grande tema. Se ci pensi, un rialzo di quasi il 10% nelle prime 12 sedute dell'anno, come dicevi tu, non ha grandi precedenti, e solitamente si giustifica con qualche evento price sensitive che inverte, no, proprio l'umore degli investitori. Se ci pensi, ci siamo lasciati nell'ultima puntata un po' depressi, no, per un 2022 negativo, e adesso invece l'anno inizia a punti via con questo exploit. Se ci pensi, la peculiarità di quest'anno è che il primo prezzo dell'anno battuto al FTSE MIB è esattamente il prezzo minimo. Che cosa vuol dire? Che chi magari dopo il veglione di Capodanno, magari non del tutto lucido, ha comprato il primo giorno senza saper leggere e scrivere al primo prezzo, adesso sostanzialmente è quello che sta guadagnando di più. E il tema è questo: perché questo cambiamento di tendenza totale di umore degli investitori? Proprio per quello che dicevi tu, il mercato inizia a scontare dei scenari diversi rispetto al passato lato politiche monetarie, perché i dati sull'inflazione, il decremento del prezzo delle materie prime, a cominciare dal gas, che è un grafico emblematico, no, di quello che sta succedendo, con i prezzi tornati sotto i prezzi del pre-conflitto ucraino, in qualche modo lasciano immaginare delle banche centrali con delle politiche molto meno aggressive rispetto al passato, e di fatto, come sai, il mercato si anticipa, no, sconti in anticipo gli scenari futuri. E di fatto, quindi, questi acquisti nelle prime battute dell'anno sono, a mio avviso, proprio legati a questi scenari diversi che il mercato sta scontando. Chiudo dicendo che per ora il mercato fa una scommessa su quelle che saranno gli eventi futuri, ma ricordo che le scommesse fatte in anticipo chiaramente non è detto che siano vinte, e quindi questo buon umore del mercato nella prima parte dell'anno comunque, secondo me, deve sempre avere una buona dose di prudenza, perché stiamo scontando scenari futuri che potrebbero evidentemente non essere corretti. Chiaro, chiaro. Ecco, siamo passati, lo abbiamo detto anche nelle nostre dirette, dal rally di Natale al rally di Capodanno. Un lungo rally di Capodanno, perché ormai abbiamo passato la metà di gennaio. Speriamo duri, come dici giustamente tu, Pietro. Ci sono un sacco di variabili, e quindi i mercati e gli orizzonti sono positivi, però dobbiamo verificare di settimana in settimana che cosa ci propone poi la situazione contingente. Abbiamo chiuso, direi, ecco, questa interessante panoramica di mercato. Adesso entriamo nella parte più operativa della trasmissione, dunque andiamo a vedere i certificati della settimana. Ecco, Riccardo, iniziamo da te. Io mi sono chiesta, chissà Falconini nel 2023, ecco, che cosa ci propone, se appunto anche lui ha scalato la marcia e si è messo in modalità risk-on, oppure se insomma la tua proverbiale prudenza viene mantenuta anche in questo nuovo anno. Beh, parliamo innanzitutto dal primo prodotto, che è il Cash Collect Airbag Worst of Auto Callable, su un paniere composto da azioni. È un paniere, diciamo, dove sottostante
interessanti sono tutti i pezzi da 90, perché vedo Ferrari, sì. Meta, Microsoft e Tesla. Esatto. A te la parola. Nel frattempo era partita una musichetta, credo fosse di Pietro, no? Che festeggia, festeggiava la mia scelta. No, scherzi a parte, ovviamente sai che con Pietro facciamo sempre qualche siparietto per stemperare un attimo un po' i discorsi seri. Allora, Valentina, noi cosa abbiamo fatto come Unicredit? Abbiamo sicuramente, ci siamo sicuramente attivati per quanto riguarda la strutturazione dei prodotti e dare delle pillole, se così possiamo dire, di innovazione rispetto a quella che era la gamma di prodotti che noi avevamo in precedenza. Il momento attuale non è dei migliori, devo ammetterlo, per la strutturazione di un prodotto, perché siamo in una fase di compressione di volatilità. Il VIX è a 19 punti, quindi strutturare prodotti e soprattutto certificate viene meglio, soprattutto per l'emittente, anche in termini di rendimento, quando c'è un increase di volatilità. Quindi, insomma, diciamo che non è stato il momento migliore, però abbiamo sfruttato una piccola onda, un piccolo incremento di volatilità nel momento in cui, quindi i primi giorni tra diciamo fine anno e i primi giorni del nuovo anno, quando abbiamo dato vita a questa gamma di prodotti, di cui ti presento uno. Allora, il primo è il certificato con codice ISIN, lo dico in generale così lo ricordiamo, DE000HC31128. Un paniere che dicevi tu in precedenza di pezzi da 90, Ferrari, Meta, Microsoft e Tesla, che al momento si trovano tutti al di sopra di quello che è il fixing iniziale. Ricordiamo cosa in particolar modo? Ricordiamo una serie di elementi di questo certificato. Quello di essere un fixed cash collect, cioè vuol dire che è un prodotto che paga cedole incondizionate mensilmente, indipendentemente dall'andamento dei sottostanti. La cedola è di 0,85 e quindi sarà pagata indipendentemente da quello che succederà al sottostante. Quindi, se io, investitore, voglio coniugare quello che è l'aspetto dell'investimento azionario, quindi la rischiosità dell'investimento azionario, ma necessito di una rendita costante, sicuramente questa struttura di prodotto è una struttura fondamentalmente, diciamo, idonea. Poi, prevede una barriera di protezione al 50%, cioè significa che la barriera di protezione, che è validata esclusivamente a scadenza, che è dicembre 2025, andrà a proteggere fino a un ribasso del 50% di quello che è il valore del sottostante peggiore, perché ricordiamo sempre va a seguire il worst off, quindi il peggiore del paniere. Prevede un effetto airbag, l'effetto airbag che si attiva a scadenza, Valentina, è un effetto mitigatore delle perdite, quindi se a scadenza il peggiore del paniere avrà rotto la barriera di protezione, il rimborso sarà un rimborso che seguirà la performance del sottostante, però il rimborso non sarà lineare come negli altri casi, quindi in caso di assenza di airbag, ma sarà mitigato appunto dalla presenza dell'airbag. Quindi per chi vuole coniugare quello che è rendimento, anche in questo caso un rendimento comunque interessante, perché 0,85 mensile, comunque un quasi 10%, 10-80% circa, allora sicuramente è un prodotto interessante. Ricordiamo però l'ultima caratteristica, quindi abbiamo cercato di mettere quanti fattori, che è quello di essere potenzialmente richiamato in anticipo questo prodotto, cioè a partire da dicembre 2023 il prodotto può essere richiamato in anticipo, cosiddetto autocallable, fattore di autocallability, si verifica, quindi l'autocallable si verifica in automatico se tutti i sottostanti alle determinate date di osservazione mensili si trovano al di sopra di un certo livello. Chiaro. E questo livello è un livello decreasing, cioè vuol dire decrescente, e decresce di un 5% ogni 3 mesi. Cosa significa questo? È una penalizzazione? No, non è una penalizzazione per l'investitore. Questo fondamentalmente fattore permette all'investitore di vedersi rimborsato totalmente il capitale investito, quindi totalmente il nozionale, più la cedola in corso di maturazione, anche prima della scadenza finale, quindi non perdendo nulla su quello che è il valore nominale, che è 100. Ovviamente se si è acquistato sopra la pari, in quel caso
potrebbe subire una perdita rispetto a quello che è il valore nominale, perché noi comunque rimborsiamo 100, quindi che è il valore nominale, più la cerona in corso. Quindi insomma, ci sono diversi cuscinetti. In sì, questo, diversi in questo cuscinetti, e secondo me può essere una valida alternativa in termini di rischio rendimento per quelli che sono i portafogli, diciamo, che vogliano essere comunque esposti sull'azionario, ma non eccessivamente spinti in termini di rischiosità del prodotto. Chiarissimo. Poi ovviamente, ecco, faccio commentare anche a Pietro, però io direi chiudiamo prima i tuoi certificati. E hai parlato, ecco, di pillole di innovazione. Ti chiedo se questo concetto vale anche per il secondo prodotto, cioè Cash Collect protetto su Eni. Sì, assolutamente sì, anzi questa è una grandissima novità, noi abbiamo parlato credo a dicembre di questo. È un Cash Collect protetto 100% su Eni. E allora, forse stride un po' parlare di protezione 100% su Eni in un momento in cui siamo in collocamento, c'è in collocamento il bond su Eni. Però veniamo nelle caratteristiche, perché questo può essere un prodotto alternativo da utilizzare all'interno del portafoglio. Perché? Allora, Valentina, è un prodotto che si acquista insomma intorno alla parità a 100, ha una scadenza dicembre 2027, prevede un coupon condizionato al livello di pagamento pari a 2,30 semestrale. Quindi totalmente, se il prodotto andasse a pagare, permetterebbe un incasso fondamentalmente del 4,60% annuo. Allora, qual è la caratteristica? Perché dover consultare un prodotto di questo tipo rispetto a un bond? Perché fondamentalmente in questo caso permette di incassare un rendimento leggermente maggiore rispetto a quello che è il bond, ma soprattutto prevede la caratteristica di compensabilità fiscale dell'eventuale cedola o dell'eventuale coupon pagato. Allora, cosa significa compensabilità fiscale? Significa questo, significa che se io ho uno zainetto fiscale, man mano che incasso le mie cedole pagate dal certificato, posso andare a decurtare queste minusvalenze con i coupon pagati. Cosa che invece non avviene per quanto riguarda i bond, in quanto il proento derivante da un bond, essendo considerato reddito da capitale, viene direttamente tassato, quindi è soggetto direttamente a tassazione. Quindi diciamo che sono due prodotti fondamentalmente validi, sia l'uno che l'altro. Questo secondo è un prodotto capitale totalmente protetto, quindi per chi voglia fondamentalmente portarlo a scadenza senza dover rischiare quello che è il capitale investito. Ovviamente, come dicevamo, scegliere un prodotto piuttosto che scegliere l'altro comporta dei ragionamenti sul rendimento. Chiaro. Perché se io scelgo un prodotto con una protezione maggiore, devo pagare un po' di più in termini di rendimento, quindi mi renderà meno. Però sicuramente sono due prodotti da inserire, secondo me, all'interno, o due strutture da inserire all'interno del portafoglio. Ovviamente sì. Bisogna sempre, e lo diciamo sempre, avere un portafoglio che sia ben bilanciato e tra varie asset class. Chiaro. E vario. Quindi giocano buona parte i bond, giocano buona parte le azioni, i derivati e quant'altro. Quindi insomma, io direi quest'anno sempre più, e ho visto quello che è successo negli ultimi 3 anni, occhio alla diversificazione e occhio a creare comunque un portafoglio resiliente che sia in grado di fondamentalmente sovraperformare il mercato sia in caso di ribasso che in caso di rialzo dello Abbiamo dato anche quindi il consiglio per la costruzione di un buon portafoglio nel 2023, visto che siamo a inizio anno, direi che è ottimo. Un commento, ecco, da parte di Pietro Di Lorenzo, naturalmente rapido sui certificati scelti da Riccardo, e soprattutto se ti ha convinto questo endorsement che Riccardo ha fatto nei confronti dei certificates rispetto ai bond, perché ha insistito molto su questo punto. Guarda, mi piace molto questo ragionamento
ti dico che sono rimasto molto sorpreso dal volume di ricerca della keyword obbligazioni ENI. Sembra sia addirittura stata più cercata l'altro giorno di Shakira, che se ci pensi. No, è stata sì la più cercata in assoluto, insieme alle aziende che ha coinvolto nella sua vendetta contro Piqué, ma andiamo a certificare. Esattamente, se ci pensi, le metriche di Google sono un po' il sentore, no, di quello che c'è in Italia. Prima probabilmente si andava sotto al bar sotto casa per sentire qual era il topic del giorno, adesso si va su Google. E questo secondo me è una buona cosa, no? Il fatto che le persone si interessino alle proprie vicende economiche e finanziarie è un buon segnale. Un po' meno secondo me lato comunicazione, ho visto ad esempio alcuni titoli di giornali che indicavano ad esempio il rendimento lordo, no, delle obbligazioni in generale, e questo, come diceva correttamente Riccardo, può essere un po'... può dare un po' di distorsione, no? Nel senso che poi il risparmiatore, l'investitore che vuole sapere quanto effettivamente gli arriva in tasca in generale, quindi andrebbe fatto un ulteriore approfondimento a mio modo di vedere. Quindi, considerando che il tema degli operatori, il tema di chi frequenta internet è quello, cioè l'impressione che si ha voglia di protezione dopo un anno così complicato come il 2022, ricordiamoci francamente, tutte le asset class hanno fatto mezzi disastri, le obbligazioni in primis, a parte le materie prime. Adesso, forse in maniera un po' anche contraria, no, a quello che dovrebbe essere la finanza comportamentale, l'investitore fa un po' sempre al contrario di quello che dovrebbe fare, adesso si cerca protezione. E quindi la direzione di questi prodotti, che parliamoci francamente, non fanno sognare chi cerca performance, perché hanno giustamente un rapporto rischio-rendimento più... E li possiamo definire realisti, Pietro? Ti piace questo aggettivo? Ma sì, sono realisti, anche se poi l'osservazione che arriva sempre dicono sì, però l'inflazione così alta, alla fine un rendimento del 5 neanche ti protegge dall'inflazione in termini reali non è sufficiente. È vero, però bisogna dire che uno l'inflazione non sarà sempre così, cioè la direzione ormai si è vista, è verso una decrescita, quindi questa è la prima cosa. E la seconda è che non vuol dire che tu devi fare investimenti garibaldini e spregiudicati solo per superare l'inflazione, no? Perché sennò diventa il rischio di fare un guaio più grosso di quanto uno si immagini per andare se si usa come benchmark l'inflazione. Quindi questo invito alla prudenza di Riccardo mi piace, anche i certificati che ho scelto io oggi. Ecco, andiamo a vedere il primo. Sì, allora. Volentieri, sì. Volentieri. DE000, sì. Hotel Como 27, eccolo, Empoli, qua. Palermo 9. Perfetto, qua abbiamo sottolineato anche il codice ISIN, così i telespettatori lo vedono ancora meglio. Guarda, prodotto, mi dilungo poco, ma insomma un prodotto che necessita ha un minimo di complessità, però il tema è questo: anzitutto lo compri sotto la pari e anche a livello emotivo può essere una buona cosa. La seconda cosa fondamentale, ho scelto di investire sugli indici. Eh sì. E questo chiaramente è il primo passaggio, no, per chi cerca un rendimento, una protezione, nel senso che gli indici, essendo diversificati, non si vanno a prendere il rischio specifico di un'azione, ma solo il rischio di mercato. Abbiamo fatto sui panieri, sugli indici più importanti, no, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, perché il benchmark è su questi quattro indici, che sono poi, insomma, se ci pensi un po', il più capitalizzato fra Stati Uniti ed Europa. Italia, perché ricordo che abbiamo Europa, perché abbiamo DAX, Eurostox, Nasdaq, S&P 500, sì, come quattro sottostanti del prodotto. Altra peculiarità che rende il prodotto interessante per chi ha anche questa voglia di avere delle cedole periodiche, queste cedole lo 0,8 trimestrale, che ti aiutano, come dire, a rimanere in sella anche con questa sorta di zuccherino trimestrale che ti viene dato, quindi un rendimento. Altra cosa interessante, a partire da maggio del 23 possono essere rimborsate anticipatamente, e questo secondo me è un'altra buona cosa per chi magari vuole liberare liquidità in corso d'opera, incassando un profitto e guardare altrove. E grazie al meccanismo step down, infine, la barriera per il richiamo diminuisce sempre del 5% fino ad arrivare all'80%. Quindi, in sintesi, è un prodotto conservativo, è un prodotto che può,
come dire, salvare anche da scenari piuttosto nefasti, considerando la profondità delle barriere, e quindi mi sento di cardeggiarlo per chi magari almeno parte del portafoglio. Io sposo molto un approccio corsate light, in cui c'è una parte conservativa e una parte un po' più pepata. Chiaro. Questo secondo me potrebbe essere un'ottima soluzione per un bilanciamento, ma lo dicono anche gli chef, Pietro, che bisogna sempre trovare un equilibrio tra gli ingredienti, e qui è una lezione che possiamo applicare benissimo anche alla finanza e ai portafogli. Assolutamente sì. Sì, vista la mia stazza, confermo che sono una buona forchetta più che un buon trader, quindi su questo tema mi sento molto ferrato. Benissimo, allora vediamo il secondo e ultimo certificato della settimana. Qui passiamo invece a Eni come sottostante, giusto? Sì, in realtà è un prodotto che ha Enel. Scusami, sì, Eni, mi sono confusa con quello presentato prima da Riccardo, sì. Sì, qui insomma la faccio breve perché credo che sia un po' corti con i tempi. Di 000 HC. Sì, lo vediamo. New York 4, lo vediamo. Qui ho cercato di mettere il meglio del mercato italiano, perché secondo me quando si parla di certificati, forse l'ho detto già altre volte, non bisogna guardare solo la struttura, ma bisogna guardare in primis il sottostante. Anche qui facciamo tesoro delle esperienze del passato, ciò che ha fallito miseramente nel corso del 2022 non sono alcune strutture, magari erano fatte male, erano i sottostanti che andavano male. Allora se tu avevi il sottostante cyber, qualsiasi certificato compravi, a meno che non erano reverse, faceva un disastro. Chiaro. Lo stesso potete dire per Beyond, lo stesso potete dire per certi versi per Tesla. Quindi partiamo dalla qualità del sottostante, e qui secondo me di qualità ne abbiamo, perché abbiamo Enel, Fineco, che mi piace molto il mondo del risparmio gestito, Intesa San Paolo, Enel, Fineco e Intesa San Paolo, sì, giusto, sì. E tre sottostanti secondo me di buona qualità. Questo secondo me è un'alternativa intelligente per chi magari adesso magari si è perso anche il primo treno dell'anno è in salita. Il prodotto anche qui è estremamente conservativo, con delle barriere, con le barriere decisamente profonde, ti salvaguardia in sintesi sia dal fatto che magari questi tre sottostanti possono avere anche un andamento laterale, ma anche un moderato ribasso ti consente di andare in profitto. Quindi senza entrare troppo nel dettaglio a strutture, per certezza analoga precedente, il tema è: vuoi investire sul mercato italiano con una protezione e prendendo anche delle chicche, no? dei titoli di grande qualità? Questo potrebbe essere il prodotto. Chiaro. Giusto. Anche qui il rendimento non è stellare, ma insomma questa prima puntata è all'insegna della prudenza, nonostante il clima sia molto euforico. Euforico, forse anche tu ci fai riportare un po' i piedi per terra, ma giustamente, perché appunto lo diciamo sempre, stiamo parlando poi dei nostri risparmi, quindi è giusto un approccio anche prudente. Riccardo, torno da te proprio riallacciandomi ad una considerazione di Pietro, cioè la qualità del sottostante come motivo anche di protezione implicita, poi ha un motivo di protezione in più, partiamo sì, da quello, sì, ecco. Assolutamente. Noi lo vediamo, l'abbiamo visto soprattutto Valentina nel 2021, mm-hmm. quando fondamentalmente venivano strutturati prodotti sui sottostanti abbastanza rischiosi come Beyond Meat, Plug Power, Virgin Galactic, ed erano molto molto presenti all'interno dei portafogli. Ovviamente l'emittente, dovendo dare rendimento ad un prodotto, devi necessariamente, dato che nel 2021 la richiesta era di rendimento, doveva inserire all'interno del prodotto dei sottostanti più volatili e quindi di conseguenza più rischiosi. Cosa abbiamo notato però? Abbiamo notato che la struttura del certificato ovviamente ha perso quello che è l'elemento di protezione al momento in cui questi sottostanti hanno perso tantissimo del loro valore rispetto alle quotazioni precedenti. Quindi quello che diceva Pietro è: occhio, molto molto importante un'analisi del sottostante, certo, un'affidabilità sottostante, certo, di qualità. Perché? Perché fondamentalmente, Valentina, diciamola tutta, la colpa poi non è del prodotto finanziario, cioè il prodotto ha una sua struttura, ha una barriera di protezione, ma se il sottostante perde il 70-80%, allora lì c'è un problema dell'investitore nel magari
focalizzare o fondamentalmente dedicare buona parte del proprio portafoglio a sottostanti più rischiosi. Allora lì ovviamente c'è una overesposizione su una componente di rischio maggiore. Quindi molto molta attenzione verso ad un'analisi dei sottostanti, secondo me. Io però dico questo: attenzione anche, Valentina, ad una diversificazione territoriale, cosa che viene fatta molto poco, perché la maggior parte dei portafogli italiani sono concentrati comunque sull'Italia, su Italia e su strumenti domestici. E sui sottostanti domestici, lo sappiamo, la maggior parte dei portafogli fondamentalmente è all'interno Intesa, Eni, Telecom, Unicredit e quant'altro. Invece per, perché si pensa di conoscere meglio il sottostante perché è domestico. Attenzione però che in realtà molto spesso non si conosce benissimo il sottostante, vedasi Telecom, no? Telecom quotava 0,80 fino a qualche anno fa, ora quota 0,25. Anche quello comporta rischiosità, quindi sì, diversificazione. La vicinanza geografica, ecco, non sempre sinonimo comunque di sicurezza, magari appunto. Infatti abbiamo visto come voi abbiate inserito in realtà indici e soprattutto titoli anche appunto di Wall Street, quindi in ambito statunitense, sempre seguendo il principio e il criterio della diversificazione. Sì. Direi, ecco, sia Riccardo sia Pietro, siamo giunti alle conclusioni. Naturalmente prima un accenno al momento formativo, perché io vi ho lasciato a dicembre con un webinar al giorno, addirittura al 23, il 24, insomma c'era l'ultimo appuntamento formativo dell'anno. Vi chiedo come è ripresa invece questa attività formativa nel 2023, se siete ancora così impegnati come vi ho lasciato a dicembre il mese scorso. Allora io direi lato Unicredit ancora di più, ancora nel senso di più, che abbiamo finalmente, dopo due anni di stop, Valentina, siamo ripartiti con gli eventi fisici in torre presso la nostra torre Unicredit, vengono chiamati con il nome formazione alto livello, siamo a un piano alto di Unicredit, quindi anche si ha anche la possibilità di vedere Milano dall'alto. Scherzi a parte, sono degli appuntamenti molto molto interessanti, ne abbiamo programmati uno al mese fino ad aprile, poi ovviamente seguirà la programmazione successiva. E ovviamente insieme a quelli fisici ci saranno anche i soliti webinar settimanalmente, insomma, che settimanalmente accompagnano una formazione con tanti esperti. Con Pietro abbiamo già realizzato il webinar per il mese di gennaio, ovviamente ci sarà febbraio e quant'altro. So però che anche Pietro, con la sua organizzazione, con SOS Trader, sta già lavorando per tanti eventi fisici, quindi insomma sia Unicredit che appunto anche Pietro, diciamo che non mettono da parte la parte di formazione, molto chiaramente, molto, ecco, torna in presenza. Poi vabbè, Riccardo ha buttato l'asso sul tavolo, perché nel momento di formazione ci piazza anche lo Skyline, l'offerta dello Skyline milanese. Pietro, una mossa io un po' tu come rispondi, come giochi tu? Del Golfo di Napoli, attenzione è una bella partita assolutamente. 1 marzo con Investe in Napoli, e mai come quest'anno ci stiamo impegnando per fare un evento particolarmente ricco di contenuti, tra l'altro rimane gratuito e quindi molto democratico, per consentire a chiunque abbia a cuore le sorti del proprio risparmio di approfondire queste tematiche, che sono talvolta un po' spinose, ma credo che ormai sia doveroso, no, occuparsi delle proprie finanze in un momento storico come l'attuale, e penso che anche le fonti, insomma, va nella direzione giusta di provare a sensibilizzare su questi temi. Sì, viaggiamo tutti assolutamente in questa direzione, ed è giusto che sia così. Bene, siamo giunti in conclusione. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa? Posso rubare gli ultimi 10 secondi? Devi. Ancora per due giorni, fino al 20 compreso, sono aperte le votazioni per gli Italian Certificate Award. È un evento che si terrà fisicamente il 2 di febbraio, è organizzato da Tribù e Wall Street Italia, con ovviamente anche certificati e derivati, dove il pubblico indistinto potrà votare l'emittente dell'anno, alcune categorie di prodotti, quindi fino al 20 il pubblico avrà la possibilità di votare, poi la palla passerà ad una giuria specializzata
Quindi io invito ovviamente chi ci segue e chi ovviamente conosce i certificati Unicredit, qualora abbia voglia, a votare per noi. Assolutamente, ecco, come la notte degli Oscar, insomma, esatto. Gli Oscar dei certificati. Gli Oscar dei certificati, ma sei in nomination. Tu io proprio no, diretto, no. No, purtroppo no, come miglior attore protagonista della categoria Certificates, no, invece è un premio, diciamo, no, ancora non c'è quello personale, non c'è, speriamo che venga istituito, insomma, quanto prima. Magari, ecco, prendono spunto dalla nostra trasmissione. Quello più simpatico, punti alla simpatia. Va bene, io ringrazio davvero qui in studio il nostro Riccardo Falcolini, Unicredit Investment. Grazie a te, ringrazio Pietro Di Lorenzo, dalla bellissima Napoli, che vive tra l'altro un periodo e un'atmosfera particolarmente effervescente, e mi fermo qui, non aggiungo altro. Va bene. Direi per 5 buoni motivi, e lo dico alla Juventino di campo. 5 buoni motivi. Faccio finta di non aver sentito. Facciamo finta di no. Lo saluto così. Ecco, con la manita, benissimo. Con la manita. Va bene, io vi ringrazio entrambi. Si conclude dunque questa puntata di Zoom Certificates, che potete ritrovare anche sul nostro sito e naturalmente on demand sul nostro canale YouTube. Grazie Riccardo, grazie Pietro, alla prossima puntata. Ciao. Grazie a voi. Bene, allora si chiude, ecco, questa puntata di Zoom Certificates, ma non la programmazione di Le Fonti TV, che continua, quindi mi raccomando, restate con noi.